Roma, la guerra in Ucraina, è una battaglia per la libertà, una battaglia per il diritto internazionale, una battaglia per l'Europa, dice Guido Crosetto. Noi stiamo cercando di evitare la terza guerra mondiale. Ma ci saranno altri fronti in futuro, come la Cina, l'Indo-Pacifico e quello che dovremmo combattere in Africa, dove il gruppo di mercenari Wagner aumentano la propria presenza in alcuni paesi, dove l'estremismo islamico sta trovando nuova forza mentre l'Occidente è distratto, e dove la Cina in silenzio sta occupando sempre più pezzi di economia reale e di risorse. Questa sarà la nuova sfida.